Ancora benvenuti a tutti ragazzi e soprattutto benvenuti in questo nuovissimo contenuto targato Alonso Gray Fox. Come state ragazzi? Tutto bene? Spero bene. Oggi ragazzi vi porto un contenuto che mi avete richiesto in alcuni, devo dire anche molto interessante, e che onestamente mi sembra il caso di prendere sotto esame perché è una fattispecie spesso ignorata, ma che può cambiare il corso delle partite. Ovvero vi illustrerò chi sono, a mio parere, i migliori portieri del gioco e in più, ragazzi, analizzeremo tutte le statistiche importanti per far sì che un portiere possa parare al meglio. Quindi analizzeremo una build, in particolare analizzerò la build del portiere, secondo me, più forte del gioco, che è Courtois, del mio Courtois. E poi ragazzi andremo a concentrarci su tutti quei portieri che hanno superpoteri, che sembrano insuperabili, come gestirli in partita. Insomma, oggi si parla di portieri, parliamo sempre di attaccanti, parliamo sempre di fuori classe, parliamo sempre di difensori, nessuno considera mai i portieri, io sì invece, e quindi li analizziamo. Ma prima di andare avanti, come sempre ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace a questo video, commentare con i prossimi contenuti che vorreste anche vedere, oppure con l'hashtag Donnarumma, perché ci sta sempre bene, nel senso, quando si parla di partite. Salutiamo Gianluigi che guarda sempre i video, mi ha chiesto proprio di commentare. Sì, condividere il più possibile il video per iscrivere più gente possibile al canale. E soprattutto, ragazzi, non dimenticate di attivare la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video che usciranno. Anche oggi abbiamo uno sponsor, anzi lo sponsor, che è CDK. CDK è un sistema di comparazione che mette a confronto i migliori siti per acquistare tantissimi articoli videoludici. In particolare con CDK potete trovare siti che vendono Steam Card, Game Pass per Xbox, PSN Card a prezzi veramente scontatissimi. Natale si avvicina e quindi ragazzi è il momento di farvi un bel regalo o di farlo, perché no? E perché non risparmiare qualcosa se si può, e sappiate che col codice sconto Alonso Gray Fox darete anche un grande supporto ai miei contenuti, perché cliccando sul link che trovate in descrizione, CDK riconosce un tot di cashback, esattamente 5 centesimi a clic. Cliccare gratis è un modo totalmente gratuito di dare supporto al sottoscritto per portarvi ancora di più questi contenuti. In più, sempre in descrizione trovate il link per la ruota della fortuna. La ruota della fortuna è un sistema offerto da CDK dove sostanzialmente io, me medesimo, me sottoscritto, metto a disposizione un tot di cashback sempre gratuito, che attualmente è garantito a minimo 5 euro, massimo 10 euro, dove una volta a settimana un fortunato partecipante può vincere questo cashback per acquistare gratuitamente, o meglio dire col cashback, perché è pur sempre una forma di pagamento, i suoi migliori articoli videoludici. Non è necessario seguire i video, non è necessario seguire le live. La ruota della fortuna, infatti, viene fatta sul canale Viola ogni giovedì, quindi una volta a settimana, e appunto, se fate partecipare i vostri amici, i vostri parenti, i vostri familiari, eccetera, avete ancora più possibilità di vincere. Inoltre, più gente partecipa, più posso aumentare il cashback. Il mio obiettivo, ragazzi, è raggiungere minimo 100 partecipanti. Ci stiamo sempre assestando ai 50 partecipanti, ma se arriviamo a 100, il cashback minimo garantito sarà di 10 euro, quindi comincia a essere anche abbastanza importante. Quindi ringrazio lo sponsor, ma adesso ragazzi è il momento di vedere chi sono i migliori portieri del gioco e come un portiere deve essere livellato per performare al meglio. Quando si parla di portieri, ragazzi, c'è sempre molta confusione, nel senso che comunque il portiere più spammato sui football è certamente il portiere offensivo, perché è capace di uscire, è capace anche di avere delle buone tempistiche sotto un punto di vista della reattività. Però spesso e volentieri l'estremo opposto è quello di guardare al portiere estremamente difensivo, cioè quello attaccato alla porta, che sembra veramente in alcune partite completamente insuperabile. In realtà, come spesso accade nella vita, la verità sta nel mezzo, perché quello che impatta su un portiere è spesso la sua capacità sia di stare in porta nel calcio reale, ma anche di avere delle buone tempistiche nell'uscita. Quindi l'estremo non è mai una grandissima idea. In realtà ci sono tantissimi portieri nel gioco, veramente tanti tanti tanti, alcuni sono anche nascosti e segreti, tante volte poi determinati giocatori
vanno a soffrire un portiere piuttosto che un altro. Nel mio caso, per esempio, io trovo molta difficoltà a superare due portieri in particolare. Uno è Kan, che veramente mi dà proprio delle problematiche allucinanti, e l'altro invece, ragazzi, non è uno conosciuto, è uno che trovo a volte, che è Diogo Costa, che tra l'altro ce l'ho anche qui e mi incuriosisce veramente tantissimo questo portiere, perché fondamentalmente lo trovo che viene utilizzato tantissimo da player spagnoli. Magari sarà stato un caso, però probabilmente c'è qualcuno in Spagna a livello di content creator che l'ha consigliato, perché è un portiere davvero forte, particolarmente buggato, non ha dei valori particolari, cioè nel senso il livellamento anche delle portiere non risulta essere facile, perché non ha tantissimi livelli. Poi lo vedremo comunque, perché sarà proprio il portiere che andremo a livellare. È un portiere offensivo, come potete vedere ha le abilità traiettoria bassa, rimessa profonda e para rigori, quindi portiere totalmente normale, parte da dei buoni valori, però a forma normale, quindi spesso e volentieri non sta neanche bene fisicamente. Tutto sommato però potrebbe essere molto interessante vedere come si può comportare. Detto questo, qual è il portiere più forte del gioco, a mio parere? Quello che incontra il giusto compromesso tra un portiere capace di uscire e capace di coprire la porta. Allora, partiamo innanzitutto dal fatto che un portiere deve avere un buon body type, ragazzi, quindi difficilmente io andrò a scegliere dei portieri bassi. Ahimè, mi perdoneranno i portieri che giocano nel calcio reale, che non sono particolarmente alti, ma arriverò anche a parlare di quelli, ragazzi. Ma secondo me il portiere più forte del gioco, per struttura fisica, per capacità di uscita, per capacità di coprire bene la porta, è Timothy Courtois. Courtois è un portiere allucinante, spesso sottovalutato e non utilizzato da tantissimi giocatori, ma che copre la porta in una maniera incredibile. Però tutto sommato il problema di Courtois, è quello che lo porta a non essere tanto utilizzato, è che in realtà, se non livellato nella corretta maniera, spesso rimane nella linea della porta. Questo è il problema in generale dei portieri difensivi. Molti portieri difensivi hanno questa problematica, che hanno incluso, che non si smuove proprio dalla porta. Però Courtois, essendo lungo, avendo una bella corporatura ed essendo alto, se gestito bene, perché poi diventa anche molto importante chiamare l'uscita col triangolo e quant'altro, abbiamo visto comunque nel video come muovere al top il portiere, quanto sia importante sia selezionarlo, perché è fondamentale, sia farlo uscire con le giuste tempistiche, Courtois diventa incredibile. Non ha l'abilità para rigori, ma spesso e volentieri, essendo alto, ribadirò spesso questo concetto nei riguardi di Courtois, arriva a prendere anche palloni particolarmente angolati. La build che ho scelto per lui porta alla parata e l'estensione ad essere molto elevati. Infatti i valori più importanti del portiere sono questi due, parata ed estensione. Diciamo più importanti in senso assoluto, anche per come è strutturato il football, perché fondamentalmente i portieri non hanno grande capacità, qualunque portiere, di prendere la palla, per esempio, alta, non la bloccano. Anche una palla particolarmente lenta spesso e volentieri viene respinta con i pugni, cioè preferiscono non rischiare, a differenza mai della controparte di FIFA, dove basta semplicemente che la palla sia nella traiettoria forte, debole, a campanile, tesa, la bloccano sempre, cioè difficilmente su un cross i portieri, se sono in traiettoria, non riescono ad intervenire, cioè non c'è il giocatore che li anticipa magari di testa, cioè addirittura rimangono proprio piantati sui football. Diciamo che c'è un estremo da una parte su FIFA, dove i portieri sui cross sono particolarmente sgravati, anche troppo, e un estremo dall'altra parte che si avvicina però secondo me più alla realtà, perché comunque sia un cross teso spesso viene respinto. Però è anche vero che un cross morbido non è giusto che non sia afferrato dal portiere, e questo valore non può neanche essere corretto magari alzando tantissimo la presa. È proprio un'animazione dei portieri che è totalmente sbagliata. Però se devo bilanciare tra i portieri di football e i portieri di FIFA, preferisco un portiere che tenta con un'animazione corretta di fare la parata giusta, piuttosto che un portiere che, se tiri ad incrociare, sviene per terra come se avesse visto un sacco d'oro. Cioè, fanno schifo entrambi, però fanno meno schifo sui football, ecco, mettiamola così.
Detto questo, perché comunque sui football le animazioni, certe animazioni sulle parate sono molto belle, però le uscite ammazzano tutta la fantasia, mettiamolo in questo modo. Courtois è un grande portiere proprio perché riesce ad avere una forte valenza sulla parata, oltre che con quel body type, perché la parata, nello specifico, come statistica, determina praticamente il valore tramite il quale, quando il portiere va a parare, respinge la palla nella direzione giusta, cioè quella che non va a favorire un altro avversario che magari sta arrivando sulla ribattuta. Quindi è un valore particolarmente importante. Invece, spesso alcuni content creator, così per chiamarli in questa maniera per non essere magari offensivo, ti dicono livello sul salto, ma io vorrei capire, ma sul salto cosa devono fare? Il salto con l'asta? Non lo so, il salto in lungo, il salto in alto, stiamo parlando di atletica, un po' come l'algoritmo di football che piglia e pompa sui terzi la velocità, senza minimamente considerare i valori sulla difesa. Vabbè, perché il salto però? Il salto per il semplice fatto che viene considerato anche dall'algoritmo chiaramente di football, perché col salto chiaramente riescono a tuffarsi anche meglio, ovvio, quello ci può stare come concetto. Ma principalmente il portiere deve respingere bene il pallone, deve riuscire a pararlo. Cioè, già la parola stessa parata ti fa capire che quello è il valore più importante. Inoltre, un valore assolutamente fondamentale è il comportamento. Quando avete un portiere sia difensivo che offensivo, dovete spingerlo il più possibile sul comportamento dopo aver, diciamo così, sistemato la parata. Quindi, fondamentalmente, già che arrivate a 80, da 80 in poi il portiere si muove bene. Quindi già 83 è un valore più che sufficiente per gestire sia le uscite sia appunto la sua capacità di rimanere fermo in porta. La presa, se sta sugli 80, più o meno 80-85, diciamo che i soliti valori vanno a cambiare, diventano più performanti man mano che si passa dall'80, 85, 90, 95, i 5 punti sono fondamentali, diventa efficace. Però attenzione, i portieri difensivi tendenzialmente hanno più capacità di presa, quindi un 82 di un portiere difensivo non sarà come un 82 di un portiere offensivo, che tenderà magari con la presa a respingere piuttosto che prendere. Invece Courtois spesso e volentieri la palla la prende meglio. Anche Kane, se notate determinati palloni, li prende proprio, non li respinge. Quello è proprio perché il portiere difensivo ha spesso più bravura nel saper stare in porta. È un dato di fatto, ragazzi. I portieri offensivi sono un po' i portieri moderni, quei portieri che escono tanto, quei portieri che si... I Neuer, cioè i figli di Neuer, io li chiamo fondamentalmente i portieri offensivi. Per me un portiere deve saper parare. Poi che sappia uscire, che sappia palleggiare, che sappia impostare l'azione, non me ne frega niente. Cioè il portiere in porta per parare. Basta, ha le mani per passare la palla e via. È un concetto antico, è un concetto probabilmente sbagliato, perché comunque un minimo di piedi il portiere ce lo deve avere. Però, ragazzi, prima di tutto l'obiettivo principale di un portiere è non prendere gol. Poi, Courtois è l'estremo del portiere difensivo, a mio parere, il giusto equilibrio. Però, ragazzi, l'estremo del portiere offensivo, invece, voi direte, è Donnarumma? No, invece è proprio Neuer, ragazzi, che eccolo qua. Adesso io ho scartato una carta di Neuer che era un Neuer praticamente che avevo già livellato, però prendiamolo anche base. Neuer è un portiere buggatissimo perché è l'unico portiere in game, penso in tutto il mondo, che esce a centrocampo. Quindi, se volete un portiere che abbia una buona capacità di passaggio, che sappia impostare l'azione, che sappia uscire anche anticipando di parecchio, questo è molto utile quando voi giocate tanto alti, no? Perché se la vostra difesa sta altissima, un portiere che sta altissimo è particolarmente buono. Inoltre, la fattispecie di Neuer è che sia un portiere esotico dal punto di vista delle uscite, ma è veramente micidiale in porta. È un portiere però che per performare bene deve essere controllato. Deve essere controllato, ragazzi. Perché se non lo controllate, se non lo muovete, la maggior parte dei tiri va a entrare in porta. Infatti, io trovo molta facilità, paradossalmente, a bucare sia Neuer che Courtois, perché sono i due portieri che conosco meglio. Però a livello di estremizzazione del portiere, del ruolo del portiere, questi sono i due più equilibrati nella loro mentalità, nel senso che Courtois è sì un portiere difensivo, ma è buono sulle uscite. Neuer è un portiere estremamente valido nelle uscite, estremamente forte tra i pari, è un gatto, però
Però se, per esempio, un piccolo esempio, voi abbassate l'attacco del baricentro, lui sta in porta, è l'unico portiere che ragiona col baricentro. Se invece ne alzate una, lui sta a centrocampo. C'è un portiere che lavora, l'unico in tutto il game, in base a come è la linea di difesa della squadra. Quindi è veramente eccezionale. Quindi questi sono i due estremi. Poi chiaramente esistono dei portieri che sono comunque molto forti a prescindere e oggettivamente vanno citati. Uno per dire Donnarumma. Donnarumma è un po' quella via di mezzo tra Neuer e Courtois, perché esce abbastanza, ma non tantissimo, a volte te lo ritrovi piantato in porta come se fosse un portiere difensivo, ma allo stesso tempo copre bene la porta. Qual è il problema di Donnarumma? Fondamentalmente non ha i piedi. Se voi andate a notare, la build più o meno è simile a quella che ho fatto di Courtois. Quindi fondamentalmente ti ritrovi un portiere che copre bene la porta. Se volete aumentare il grado di uscita, è fondamentale sui portieri offensivi spingere sul comportamento del portiere. Io chiaramente voglio sempre quella via di mezzo. Donnarumma per me è un'ottima carta, io mi trovo da Dio con Courtois, ma nel momento in cui Donnarumma c'ha la lettera B, la lettera A, gioca lui, cioè io faccio giocare lui, quindi è un ottimo portiere, lo è davvero. Poi per carità, possiamo fare le battute, ma è un ottimo portiere anche nella vita reale, cioè parliamo di un fenomeno. E questi sono i portieri normali, mettiamola così, perché a parte Neuer che ha quel un attimo di disturbo sulle uscite, però sono i portieri, diciamo, normali, portieri che tutto sommato più o meno tutti possiamo usare. Secondo me stanno nella top 3. Poi io citerei invece quei portieri che definirei dotati di poteri disumani. Però i poteri disumani di questi portieri vanno a fasi alterne, come se avessero la criptonite vicino, come Superman. Perché fondamentalmente i portieri con i poteri disumani sono tipo questo, tipo il buon Dida, fondamentalmente. Dida è un portiere, ragazzi, che... cioè, trovi quella partita dove ti para l'impossibile e poi ti fa delle cappelle micidiali o prende dei gol anche abbastanza facili, che dici, cavolo, qui Donnarumma ci sarebbe arrivato, qui Neuer ci sarebbe arrivato, qui Courtois ci sarebbe, perché non la para? È così. Ma effettivamente Dida era un po' così anche nella realtà. C'è una spiegazione a questo? Allora, di base molto può incidere la forma normale. Anche se lui ha lettera B, la forma fisica, molto spesso su un giocatore, cioè un giocatore tendenzialmente con forma incrollabile, questo vale anche al di fuori del campo, tende a muoversi meglio. Quindi in determinate partite, probabilmente a prescindere dalla freccia, questi giocatori non workano bene. Però vi posso garantire che Dida davvero ti fa sognare, perché alcune partite quando è in palla, cioè davvero è insuperabile. Cioè un portiere che... tendenzialmente io segno con Dida a porta vuota, perché soprattutto dopo che magari ti para due o tre tiri che con un altro portiere sarebbero entrati, potete stare tranquilli che non riuscirete più a bucarlo. Quante volte ci avete fatto caso in determinate partite dove i portieri si trasformano in supereroi? Ecco, di solito in quelle partite ci sono i portieri con i poteri disumani. Altro portiere con i poteri disumani è Sommer. Sommer per me, adesso qui lo dico e qui non lo nego, è il portiere più forte del gioco. Voi direte, ma come? Ci hai detto che Courtois, Neuer, Donnarumma sono quelli? Sì, Neuer ha un problema. Sarebbe il portiere più forte del gioco, purtroppo gli mancano 10 cm. Se avesse 10 cm più d'altezza sarebbe incredibile. Però attenzione, è un portiere che para tantissimo, è un portiere assurdo, è un portiere formidabile che io adoro, lo uso spesso perché mi diverte proprio anche come si muove in porta, e nonostante abbia una capacità di presa non particolarmente alta nella mia build, è uno dei pochi portieri che riesce ad afferrare il pallone anche se offensivo. Quindi è un portiere moderno, ma che allo stesso tempo non ha dimenticato la cosa più importante di un portiere: parare. Inoltre, con il livello di parata così elevato, respinge sempre quando ci arriva dalla parte giusta, ancora più di Courtois. Purtroppo, essendo basso, essendo estremamente basso, non riesce, diciamo così, ad arrivare a prendere determinati palloni che vanno magari sull'angolino, che vanno magari alti. Poi determinati palloni non possono essere proprio presi da nessun portiere, parliamoci chiaro, stiamo parlando di quelle palle normali, no? Di quei palloni, di quei tiri abbastanza normali. Il problema, ripeto, è l'altezza, però è anche vero che avendo questo body type
è molto più agile rispetto ai suoi colleghi perché ha un nanetto incredibile. Molto simile da questo punto di vista a Casillas, è un portiere estremamente simile a Sommer, però io non mi ci sono trovato sinceramente, anche se uno dei pochi portieri che arriva a 100 come overall complessivo, e questo fa capire quanto l'overall conti veramente poco. Qua probabilmente le sue spalle sono troppo strette, cioè Sommer tutto sommato è un barilotto, quindi comunque ci arriva a prendere il pallone. Casillas è proprio anche esile, il problema è quello, quindi per dire io non lo consiglio Casillas. Mi è capitato pescando, stavo cercando Guti, mi è uscito Casillas e me lo sono ritrovato e quindi l'ho provato. Una menzione d'onore, oltre a questi portieri che abbiamo visto e citato, va fatta per Stegen, che è molto simile a Donnarumma, va fatta ad Ederson Moraes do Brasil, che diciamo che è un Neuer che non ce l'ha fatta, mettiamola così, però è un ottimo portiere. Comunque va fatta a Maignan, che è molto simile a Dida come tipologia di portiere, cioè para l'impossibile. Però sono, allora, sia Ederson sia Ter Stegen sia Maignan sono dei downgrade rispetto ai portieri che abbiamo citato prima, ecco. Mettiamola in questo modo. E un portiere che non ho e che andrò a citare adesso è l'evoluzione naturale di Kan. Kan, portiere incredibile, anche lui dotato di poteri ultra disumani. Diciamo che probabilmente su Kan ho sbagliato io, perché ai tempi non avevo capito quanto fosse importante la parata e non avendola assegnata bene, Kan mi respinge spesso la palla addosso al compagno, magari del tiratore che gli ha fatto un tiro, fa una parata incredibile, però la respinge proprio addosso a uno che arriva e te la butta dentro. Ho sbagliato io con la build di Kan, dovrei rivederlo un attimo e rifarla, anche se non c'erano molte possibilità di, come posso dire, di livellamento, perché comunque i punti da assegnare alla leggenda erano piuttosto bassi. Da rivedere Kan un attimo, però in generale anche quando me lo trovo contro la sensazione è proprio quella, cioè di un portiere che o para tutto o non para niente. Cioè Kan è capace di prendere 6 gol in una partita anche stupidi e di fare delle parate che non hanno alcun senso, quindi non è un portiere che io consiglierei come titolarissimo. Courtois fa 10-0. C'è un'evoluzione di Kan che non è un portiere difensivo ma che somiglia molto a Kan, che è Peter Schmeichel. Peter Schmeichel è un portiere davvero tosto, cioè siamo praticamente su un Courtois offensivo, cioè perché ha la capacità difensiva di Kan, però la capacità di uscita a valanga che troviamo su un portiere, per esempio, come può essere Donnarumma, ecco, come può essere Sommer, come possono essere questi portieri qua. Probabilmente Schmeichel, se dovesse essere messo di nuovo, è un portiere da avere, perché se utilizzato con frequenza e capito bene come funzionano i movimenti di questo portiere, assolutissimamente può diventare un titolare. Chi l'ha preso ha fatto un bel affare. Se ce l'avete che prende la naftalina in riserva, diciamo tra le riserve, provatelo, perché per me può scalzare anche questa top 3 che ho citato poc'anzi. Quindi, rifacendo un attimo un piccolo riassunto, portieri migliori di tutti, Courtois, che sta sopra tutti gli altri, secondo me, ma anche nella realtà effettivamente è così, eh. Poi abbiamo Donnarumma e Neuer, con Neuer diciamo l'estremo dei portieri offensivi e Donnarumma un po' la via di mezzo tra i due. Poi abbiamo i portieri con i portieri disumani, ecco, abbiamo i portieri disumani che sono invece Dida, Maignan, un po' più sotto però Maignan, Sommer, che invece ha la portata di tutti, quindi vi dico anche Sommer, se l'avete preso col contratto mirato avete fatto un bellissimo affare. E poi ragazzi, sì, ci sono questi portieri tipo Casillas, eccetera, e poi c'è questo signore qua che è Diogo Costa, che andiamo velocemente a livellare proprio per farvi vedere come livello effettivamente un portiere, quello che conta di più per livellarlo. Gli diamo i punti, vedete che ha ben 32 livelli, quindi si può fare comunque un lavoro tutto sommato abbastanza buono. Eccolo qua, abbiamo dato tutti i punti. E poi ragazzi, mi raccomando, quando andate a maxare un giocatore base, non dimenticate mai di portare lo stile in alto, nel mio caso il contrattacco. Non ho interesse a maxarlo anche sul contro, cioè in realtà sì, almeno a 90, perché io switcho spesso tra contrattacco e contropiede, ma 55 punti sono più che sufficienti. Vedete che è abbastanza basso di presa, partiamo dal comportamento portandolo ad almeno 80. La presa potrebbe essere un problema perché più sale il portiere più chiaramente i punti diminuiscono, quindi possiamo fare questo. Poi ci spostiamo sulla parata, ci rimane un punto.
Di base possiamo fare tutto 80 e poi guardate, più che altro l'unica cosa che si può fare qui è dare un tocchetto di salto, ma lo potete fare dalla forza in aria. Vedete che aumenta perché il salto è comunque un valore che è importante per il portiere, però avete un'estensione particolarmente bassa. L'unica cosa che posso suggerire in questo caso è togliere appunto il valore sul contropiede, perché diventa abbastanza importante che almeno l'estensione sia a 80 e fare questo, cioè tanto io lo userò principalmente sul contrattacco, però nel momento in cui switcho e lo porto ad essere un titolare diventa un po' complicato. Comunque la parata va ad essere leggermente più elevata della presa, come è giusto che sia, è fortissimo di riflessi, ha un buon comportamento, ha una discreta estensione, sono valori comunque ovviamente al di sotto dei top portieri, perché parliamo comunque di una carta 4 stelle, però è una carta che è particolarmente buggata e che nel momento in cui dovesse stare bene di lettere, secondo me merita una chance, perché ogni volta che me lo sono ritrovato contro mi ha dato particolari problemi. Un po' similmente c'è da questo punto di vista Unai Simon. Unai Simon è una carta che dà delle problematiche, però secondo me Diogo Costa gli è proprio superiore in game. Ovviamente, ribadisco per l'ultima volta, decisamente inferiore ai portieri che abbiamo citato prima. Beh, ragazzi, che dire, i portieri sono sempre molto interessanti. Io da piccolino sono stato un portiere per poco tempo, poi sono diventato difensore e quindi è un ruolo che mi ha sempre molto affascinato. E anche sui football, su PES, ma anche su FIFA, ragazzi, a dire la verità, sono ruoli spesso sottovalutati, davvero, che però a seconda di come vengono buildati sui football o in base alle caratteristiche su come giocate appunto in qualsiasi videogioco possono davvero farvi la differenza, perché anche in una partita dove state soffrendo, se muovete bene il portiere, se ce l'avete ben strutturato, ve la potete scampare. Che dire, ragazzi, io vi ringrazio di cuore per aver seguito il video sino a questo punto. Commentate se l'avete seguito con l'hashtag Donnarumma 2.0, perché vuol dire che siete arrivati alla fase successiva del video. E prima di salutarvi, ovviamente, vi ricordo un'altra volta di iscrivervi al canale, lasciare un bel commento, condividere il più possibile il video per iscrivere il più gente possibile al canale e attivare la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video che usciranno. Vi ricordo che ogni pomeriggio mi trovate in live sul canale Viola. Vi aspetto numerosissimi per divertirci tutti assieme, testare nuovi giocatori e quando ci saranno gli eventi giusti anche tryhardare duro. Inoltre, vi invito a seguirmi su tutti i miei social, in particolare Instagram, dove fondamentalmente tramite stories vi aggiorno su quello che faremo nelle live, ci sono le storie dei video, i cambiamenti d'orario se ci sono, insomma mi potete fare un po' gli affarecci miei e a me fa piacere che ve li fate. E poi ragazzi, vi chiedo grandissimo supporto su Twitter, social davvero importantissimo per rimanere aggiornati su tutte le novità videoludiche, calcistiche, ma anche e soprattutto calcistiche, perché ve lo ricordo sempre, questo canale è incentrato sui football, ma è un canale dedicato al calcio e, come vi avevo promesso, rottura di Gabasisi con TikTok. Sono diventato un TikToker, che bello, cioè una gioia assoluta. Perché però, ragazzi, vabbè, dai, diciamocelo tutta. Allora, a me TikTok, come dire, come tipo di social non mi entusiasma, però c'è da dire che l'utenza giovane, l'utenza proprio migliore, quella che gioca ad avere videogiochi, è lì, ancora più che su Twitch. Quindi mi voglio avvicinare anche a quel mondo, voglio cominciare a streamare anche lì. Ed è fondamentale, ragazzi, però, per cominciare a streamare, avere 1000 iscritti, perché altrimenti TikTok non ti permette di avviare la streaming. Mi state già dando un gran supporto, siamo arrivati più o meno a 340 follower, quindi è positivo. Quindi vi chiedo grande, grandissimo supporto. Anche se non avete l'applicazione, la scaricate, fate l'iscrizione, per arrivare a 1000 potete buttarlo via. La mia idea è di fare comunque le stream in contemporanea, quindi avere lo schermo del telefonino con la stream più ovviamente Twitch, quindi facciamo tutto assieme, mentre YouTube rimane terra sacra di tutorial e quant'altro. Vedremo, vedremo, perché poi voglio capire anche come evolverà la situazione streaming. Io vi ringrazio di cuore, vi ricordo ovviamente che è sempre attivo il servizio coaching, in modo tale che possiate iniziare la vostra lezione o continuare se avete bisogno di un ripasso, di qualcosa e tutto quanto. Ovviamente tutto andrà in legge, partita IVA, fattura, eccetera. E ora è arrivato davvero il momento di salutarvi alla mia solita maniera. Vi mando un grande bacio, un grande abbraccio, un grosso abbraccio e ci vediamo al prossimo contenuto targato Alonso Gray Fox. Bella!